Buonasera, benvenute, benvenuti. E in attesa che i nostri due ospiti relatori virtuali si connettano, e diamo inizio comunque al seminario di oggi. Con molto piacere ci rivediamo, vedo anche in un buon numero, la cosa mi fa molto piacere, come dire, in carne e ossa dopo lunghi periodi di dialoghi virtuali. Siamo ancora, come vedete, in questa formula mista, ma insomma piano piano stiamo ripopolando le nostre aule anche con i nostri corpi. Bene, col tema che abbiamo scelto per il seminario di oggi vogliamo anche rimarcare, evidenziare che il Centro Studi sull'Italiano nel Mondo non si occupa soltanto di tematiche legate alla storia della lingua italiana, ai suoi sviluppi, alle sue dinamiche, alle sue variazioni, ma più in generale a quello che avviene nel panorama linguistico della penisola, incluse quindi le varietà dialettali, le lingue di minoranza e tutte le varie forme del plurilinguismo che hanno da sempre ovviamente caratterizzato la nostra storia linguistica, un plurilinguismo che è stato in prima battuta prevalentemente endogeno, chiamiamolo così, e poi negli ultimi decenni sta sempre assumendo in maniera rilevante la dimensione esogena, quindi al di là dei confini nazionali e anche continentali, come avremo modo poi di vedere meglio oggi. E in effetti le tre sezioni del libro che ci offre lo spunto per la discussione di oggi, intrecci di parole, esperienze, allora anche a beneficio di chi è collegato in virtuale, esperienze di pianificazione del plurilinguismo in Europa e fuori dall'Europa, a cura di Gabriele Iannaccaro e Simone Pisano, e si articola in tre sezioni il volume, e i nostri relatori poi avranno modo di parlarne in maniera più dettagliata. Quindi da un lato vari aspetti e problemi del plurilinguismo italiano, esperienze plurilingui europee e anche extraeuropee, e poi una terza sezione, diciamo così, sulla tutela linguistica e le varie leggi, dalla Costituzione alla legge nazionale, alle leggi regionali, appunto la 482 del 99 fino per la legislazione nazionale, che regolamentano e tutelano appunto le minoranze linguistiche italiane. Quindi da un lato ci apriamo con la discussione di oggi al tema e alla diversità linguistica intesa come valore culturale da tutelare. Tutto questo, come è noto, si basa e si fonda sull'articolo 6 della Costituzione, ma almeno una parte dei temi di cui ci occuperemo oggi, almeno a mio avviso, poi non so se i nostri ospiti vorranno dire qualcosa su questo, evocano anche, forse ancora di più, l'articolo 9 della Costituzione, almeno come è stato recentemente riformulato, e tirando in ballo appunto la diversità linguistica come patrimonio culturale non materiale da preservare insieme a paesaggio, biodiversità, ambiente, eccetera, eccetera. Rimando appunto alla formulazione del testo, così come attualmente. E questo da un lato. D'altro lato, la triste situazione attuale che stiamo vivendo ci porta anche a riflettere sulle correlazioni sempre complesse, intricate, fra lingua, rivendicazioni politico-territoriali, identità linguistiche a volte usate come baluardo per promuovere anche politiche nazionaliste e aggressive, insomma tutto quello che stiamo vivendo in questo periodo. E quindi di conseguenza apprezzare per converso ancora di più il valore della convivenza, della pluralità anche sul piano linguistico. Comunque avremo modo di parlare di questi argomenti in maniera più dettagliata con i tre nostri importanti e illustri ospiti, che ringrazio per essere qui. In realtà uno solo è presente in carne e ossa, che è Matteo Rivoira dell'Università di Torino, dialettologo storico della lingua, direttore dell'ALI e esperto appunto di geolinguistica. Si occupa anche lui, fra l'altro, di tutela delle minoranze linguistiche e di studio di alcune minoranze linguistiche, per esempio i Valzer e altre comunità soprattutto subalpine, diciamo così, no? E seguiranno poi come relatori Fiorenzo Toso dell'Università di Sassari e infine il nostro Massimo Vedovelli, anche lui purtroppo non può essere presente fisicamente qui, fra l'altro è anche uno degli autori di un contributo in questo libro che presenteremo oggi.
Quindi parleranno in quest'ordine, darò loro subito la parola e poi lasceremo la chiusura a uno dei due curatori del libro, Simone Pisano, anche lui, come dire, gioca in casa, quindi non ve lo presento. E desidero mandare un saluto affettuoso, caro e affettuoso, all'altro curatore, Gabriele Iannaccaro, che oggi non può essere presente con noi. Ti propongo allora di invertirci di posto, così occupi il centro della scena e do senz'altro la parola a Matteo Rivoira. Bene, grazie mille, grazie per l'invito. È particolarmente bello essere qua per i motivi che sono stati detti poc'anzi, e cioè veniamo da un periodo in cui i contatti si sono dematerializzati, però un po' come i beni culturali sono rimasti un po' più vaghi, e come dire, ritrovarci ha anche quel senso di rinsaldare delle relazioni che oltre che scientifiche sono anche umane. In realtà è difficilissimo presentare il libro che oggi presenteremo, perché è un libro veramente molto ricco e molto complesso. Da cosa nasce? Nasce da un incontro voluto da Simone Pisano, appoggiato dall'Associazione, la Federazione Sardi in Italia. No, la dicitura non è giusta. Va bene così. No, di quella giusta, che così poi. Federazione delle associazioni sarde in Italia. Ecco, Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, che ha sovvenzionato l'incontro, un incontro romano dal quale sono nate diverse pubblicazioni, una online, una è questa qui, e un'altra ancora sta per arrivare, che riguarderà il focus sulla Sardegna. Quindi, come dire, questo per quanto importante non è che il pezzo di un'operazione ancora più articolata, ancora più importante, della quale siamo grati naturalmente ai curatori, e mi unisco anch'io al saluto a Gabriele Iannaccaro, che chiude il volume sulle sue parole, poi torneremo, e che è stato maestro tuttora per noi che ci occupiamo di lingue minoritarie, perché, come dire, uno di coloro che più attivamente negli anni scorsi si sono spesi su questo versante qui. L'occasione del convegno era il ventennale della legge 482, la legge di tutela delle minoranze linguistiche italiana, l'unica legge, credo, che stabilisce l'ufficialità dell'italiano in Italia, no? Come sapete, l'italiano non è presente, non è dichiarato nella Costituzione. Nella Costituzione è dichiarata la tutela della, forse devo muovermi un po' di meno, la tutela delle minoranze storiche, quindi le minoranze linguistiche, ma non dell'italiano. Quindi un ventennale era l'occasione per fare un bilancio, tentare un bilancio, e a mio avviso Simone, con i suoi collaboratori, ha impostato bene questa riflessione, e che è sostanzialmente consistita nell'aprire la prospettiva in modo vertiginoso. Minoranze linguistiche nazionali, una questione, io poi interverrò piuttosto su quello perché è quello l'ambito di mio interesse, ma il plurilinguismo nel mondo e anche italiano al di fuori d'Italia, insomma, il plurilinguismo nel mondo e in Italia, nella misura in cui il mondo viene in Italia. Quindi questioni molto 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 complesse. Il volume è diviso in tre sezioni, come è stato detto. Partecipano sia studiosi che più da lungo tempo si occupano di queste materie, sia anche altri giovani, e questo secondo me è un elemento di arricchimento, perché ci sono molte voci nuove e molto, molto ben congegnato. Quindi un volume ricco, faticosissimo. Perché faticosissimo? Perché quasi ogni intervento in realtà apre prospettive, pone problemi, questioni terminologiche, questioni concettuali, questioni che, come dire, fa venire quasi le vertigini, però è molto aderente a quella che è la realtà nella quale ci troviamo. Una realtà dove le minoranze linguistiche storiche, le magnifiche 12, ecco, Fiorenzo si è connesso, lo vediamo, ciao. Vabbè, l'audio poi lo metti dopo, intanto adesso passo successivo. La posso fare. Perfetto, eccolo qua, ciao. Ciao.
Quindi 12 minoranze tutelate dalla legge, altre escluse dalla legge, ma poi soprattutto una realtà in movimento, e in questi 20 anni non è che la situazione è cambiata radicalmente, lo dice bene Massimo Vedovelli nell'introduzione al volume, che in qualche modo pone uno degli archi, uno dei punti di tensione di un arco che poi si estende sostanzialmente per tutto il volume fino all'ultimo intervento conclusivo di Gabriele Iannaccaro. Cioè l'immigrazione, i fenomeni migratori che interessano l'Italia, è vero che sono aumentati molto negli ultimi 20 anni, ma in realtà risalgono a ben prima e semplicemente hanno assunto un carattere strutturale. E questo mi sembra una cosa importante da dire, da ribadire, sottolineare, poi ne parlerà sicuramente lui, perché non viviamo nell'emergenza dell'emigrazione, del plurilinguismo, è un elemento strutturale della nostra società con cui bisogna fare i conti in modo più svincolato dall'episodico. Quindi, insomma, questo è un aspetto interessante. Quindi un volume che dopo i primi 20 anni fa il punto di una situazione che nel frattempo è cambiata molto e si è articolata. E io vorrei proprio venire a questo aspetto della legge sulla minoranza linguistica. È un caso, ma questa mattina ho partecipato a una riunione indetta dalla Regione Piemonte su sollecitazione dell'Ufficio Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove si è insediato il dottor Palma, direttore generale di questo ufficio, che ha iniziato un tour, casualmente iniziato nel nord-ovest d'Italia, per andare a vedere presso le varie enti e associazioni dell'area minoritaria come sta andando, come va questa legge 482. E dice: guardate, capita veramente a fagiolo, io oggi vado a presentare un libro la cui terza parte si intitola, se non vado a errare, sì, Luci e ombre della legge nazionale 482-1999. L'episodio in sé così, è occasionale, ma in qualche modo, da un lato, la dice lunga sul fatto che la cosa mi ha molto meravigliato. Perché mi meraviglia? Perché il dialogo con l'istituzione su questo piano è pressoché nullo, è stato molto faticoso. La legge 482 esce appunto nel 99, ma di fatto diventa operativa all'inizio del 2000-2001. Io ricordo un volume del Plurilinguismo, la rivista di Udine, tutto dedicato all'analisi critica, cioè i linguisti avevano ben chiare quali erano i problemi di questa legge, che dall'elencazione delle lingue alla concezione sottesa delle lingue, dal fatto che non c'era un benché minimo riferimento al plurilinguismo, insomma rappresentava una realtà, cioè, o meglio, un disegno scollato dalla realtà. Quindi, insomma, i linguisti per 20 anni non hanno fatto che ripeterlo, da un lato ripetendo questo, dall'altro cercando di capire come si poteva applicare. Cioè, il tema addirittura è stato oggetto di manualistica, no? Abbiamo qua con noi Fiorenzo Toso, autore del più recente, ormai già 2008, Le lingue minoranze linguistiche d'Italia, mi rendo un volume che io do ai miei studenti, però mi sono reso conto che effettivamente non è più recentissimo, però tematizza in modo articolato la questione, e pur tuttavia l'ambito politico non ha mai risposto a queste sollecitazioni che peraltro vengono anche dagli operatori, da coloro che lavorano sul territorio, perché alla questa riunione partecipavano esponenti di movimenti militanti, quelli che negli anni 70-80 erano anche abbastanza aggressivi, ma entro un certo limite, che ora si sono in qualche modo irregimentati e normalizzati. E proprio da uno di questi diceva: ma scusate, però questa legge 482 alla fine i parlanti continuano a decrescere, è fallita, eccetera, eccetera. Vabbè, ovviamente, come dire, era difficile immaginare che una legge in sé invertisse una tendenza al decadimento pluriennale, però pluriennale, secolare ormai, possiamo dire. Però è chiaro che la delusione rispetto allo strumento, alla possibilità di attuare della tutela, rimane sempre abbastanza, è diffuso anche presso coloro che ne beneficiano e che ne hanno beneficiato. Devo dire che la parte proprio su luci e ombre della 482
A parte i due interventi relativi al contesto friulano e al contesto croato-molisano, è fatta soprattutto di ombre, ombre di un certo spessore messe sul tavolo dall'intervento di Silvia Dal Negro, che in qualche modo cerca di ripensare questa triade che unisce, questa tripletta, come la chiama lei, di concetti che sono alla base dell'azione di tutela concepita dal legislatore e messa in atto poi da enti e associazioni, che sono lingua, comunità e territorio, proponendo di scardinare in qualche modo il concetto di territorio, perché le nostre minoranze sono non hanno più un territorio, o meglio, spesso e volentieri i parlanti vivono fuori dal territorio di tradizionale insediamento della lingua. E poi naturalmente la riflessione inevitabile sulla lingua, basta prendere la legge 482, l'elenco di lingue e culture elencato, è chiaro che quando si dice il franco provenzale o l'occitano si allude a un concetto di lingua che non può corrispondere evidentemente a il francese. Sul tedesco, no, lo sloveno funziona, le popolazioni germaniche è più all inclusive, nel senso che tiene dentro tutti, che come sappiamo però realtà completamente diverse, come quella del tedesco nell'Alto Adige o sul Tirolo e le varietà germaniche nelle altre contesti. Quindi una stanchezza che poi in fondo emerge anche dalle parole di Gabriele Iannaccaro, che in qualche modo tenta il tono giocoso, ma di giocoso poi alla fine non rimane molto, di questa stanchezza dopo un ventennio di attività, dove si è partiti lancia in resta nello studio della realtà da un punto di vista sociolinguistico, si sono immaginate delle azioni di tutela, di promozione, e alla fin fine si è dovuto fare i conti con che cosa? Sostanzialmente con un'applicazione necessariamente bieca e cieca della legge, perché la legge le leggi sono belle, no? Se voi le leggete in genere hanno degli articoli, non tutte, però hanno degli articoli belli, no? che limpidi. Nel caso specifico poi un linguista sa che questa limpidezza è molto apparente, ma c'è un qualche cosa che spesso non viene messo in evidenza, ed è che la legge, una legge come la 482, agisce in virtù di un regolamento attuativo. Orbene, se voi andate a leggervi i regolamenti attuativi, che sono quelli che all'interno del quadro normativo descrivono le azioni che si possono fare, vedete come l'applicazione è quella che era in realtà già temuta dai linguisti all'inizio del ventennio, e cioè un'applicazione molto burocratica. Le azioni che si possono fare sono lo sportello linguistico, il cui scopo principe è permettere al povero Simone Pisano, che parla solo sardo, di entrare in relazione con gli uffici di Cagliari dove si parla l'italiano, no? Quindi quest'idea qua, permettetemi, mi ricordo, io ho un passato da sportellista, quindi voglio dire, so di che cosa sto parlando, ho iniziato sul campo nell'area occitana e mi ricordo che si parlava di questa faccenda qua e c'era una mia collega che diceva sì, mia nonna, che sa l'occitano, il francese, l'italiano e il piemontese, se gli vado a dire che gli traduco gli atti in occitano, mi dice, guarda che io l'italiano lo so, cioè, no? Quindi un completo scollamento. E pur tuttavia, e questo voglio dire, lo sanno i linguisti, ma lo sanno anche le persone comuni, cioè non è che ci sia, e pur tuttavia il regolamento attuativo prevede quello. Esclude la ricerca, la documentazione, la formazione è indirizzata esclusivamente ai funzionari pubblici, ai componenti dell'amministrazione, perché giustamente serve a formare quel povero malcapitato che deve fare i documenti a Simone Pisano, che sa solo il sardo. Adesso ironizzo, però è un po' così la situazione. Nella realtà che cosa accade? Che gli sportelli sono degli avamposti a livello di culturale, no? Nella migliore delle ipotesi, in qualche caso sono delle applicazioni becere della legge, ma quelli che conosco io in realtà sono dei luoghi dove si propongono progetti, dove si propongono iniziative.
come si riesce in base alle competenze che si hanno, in base al contesto sociolinguistico nel quale ci si trova ad agire, in base ai contatti che si riescono a stabilire con le università. Proprio con Silvia Dal Negro e Gabriele Iannaccaro nel 2010 abbiamo partecipato a un bellissimo progetto di politica linguistica in area Valser, dove c'era una comunità viva, e anche quello poi però è finito. È finito anche perché, come dire, alla lunga, quando ti restringono le possibilità di azione, probabilmente ti passa anche un po' la voglia, no? di inventarti cose per dribblare la legge, e un po' perché si sono anche ridotti molti finanziamenti, quindi cose che si potevano fare come la documentazione linguistica, lo studio linguistico, uno dei criteri per la valutazione della vitalità della lingua, insieme ad altri molto più pertinenti come la trasmissione intergenerazionale, il numero di parlanti, ma capite, evidentemente nessuna legge può agire direttamente sulla trasmissione intergenerazionale, però uno di questi parametri riguarda la disponibilità di materiale documentario sulla lingua, che è poi alla base di un'azione didattica che si vuole portare avanti nelle scuole, insomma, tutte cose abbastanza note. Devo dire che l'unico bagliore, un'unica luce che mi sembra di intravedere in questa sezione qua viene proposta da Valeria Piergigli, che torna a ragionare da un punto di vista della giurisprudenza sul senso dell'articolo 6 e sulle sue interpretazioni, e per l'appunto richiama quanto diceva il collega prima, cioè il fatto che l'articolo 6, se da un lato si ancora la riflessione giuridica lo ha collegato evidentemente all'articolo 3, quello relativo ai diritti fondamentali, in realtà secondo due linee di interpretazione diverse, ma io su questo non mi soffermo. Dall'altra parte però chiaramente si collega anche all'articolo 9, quindi diritti della persona, diritti linguistici, però anche tutela del patrimonio culturale. Quindi la luce in realtà consiste nel fatto che secondo Piergigli l'articolo 6 non finisce con la 482, e questa è una gran bella idea, notizia, non so se sia una notizia, non credo ci sia nulla sul campo, però è una gran bella idea e prospettiva, perché in qualche modo ci permette di immaginare un'azione legislativa, insomma, forse, però ci può... Se uno fantastica, ecco, può immaginare che ci sia lo spazio per scrivere una legge che invece tenga insieme anche le altre due parti del libro, quella del plurilinguismo esogeno, quello che arriva da fuori e che arricchisce moltissimo il patrimonio linguistico del nostro paese. Naturalmente con tutta una serie di problematiche. Chi si è soffermato sulle questioni da Vedovelli, ma vedo in prima fila Vittorio Ganfi, anche lui ha scritto come concepire le lingue della migrazione in relazione all'idea al concetto di lingua minoritaria. Insomma, non è che funziona così, così facilmente. Banalmente, basta pensare che i migranti che arrivano hanno dei repertori che, altro che quelli complessi delle minoranze linguistiche, no, le implicazioni sono molto più articolate. Vi cito un piccolo esempio: alcuni anni fa avevamo condotto un progetto di ricerca che si intitolava Salam, che riguardava la lingua e migrazione nell'area alpina e subalpina. L'idea, il concetto di base era che l'area alpina, immaginata come baluardo a difesa, eccetera, eccetera, quello che sappiamo tutti, è in realtà un'area che storicamente è strutturalmente porosa, strutturalmente votata alla migrazione. Tutte le persone delle nostre valli più recondite, per dire in modo bello, c'è anche un altro modo meno bello di dirle, erano persone che in realtà vedevano il mondo molto più di quanto succede adesso, perché per parte della stagione partivano e andavano a lavorare altrove. I Valser andavano a fare il marmo finto a San Pietroburgo, quindi insomma non cose proprio di piccolo cabotaggio, che poi, quindi, una dimensione anche europea. Ebbene, nell'ambito di questo progetto a un certo punto ci è venuto in mente, ma scusate, però noi lavoriamo nel Pinerolese, anche uno dei poli di interesse era il Pinerolese, dove c'è la minoranza linguistica francofona, legata alla comunità valdese, una comunità protestante insediata in tre valli piemontesi, dove il francese per un certo periodo è diventato lingua della cultura religiosa, della religione in genere, e poi è rimasto come lingua
della memoria, lingua identitaria, insomma. Allora abbiamo detto, scusate, è un punto di accoglienza di quelli che si chiamavano SPRAR allora, adesso non più, e dove si accolgono migranti che provengono dall'area subsahariana, in larga parte francofona. Il francese avrà un ruolo nell'incontrare, nel permettere di incontrare queste due entità, e abbiamo fatto un po' di interviste. Vabbè, che l'idea fosse ingenua lo sapevamo anche prima, non è che posso difenderla più di tanto, però la cosa che è emersa con chiarezza è che sì, il francese aveva un certo ruolo, aveva svolto un certo ruolo nel facilitare l'incontro, ma in verità quelli che erano interessati a parlare francese erano solo gli italiani, quei pochi italiani francofoni, perché il migrante aveva due altri tipi di questioni con cui fare i conti. Prima doveva concentrare tutte le sue energie per imparare l'italiano. L'italiano era la chiave del per entrare nel mondo del lavoro. Seconda questione, e mi ricollego al discorso, il francese per lui era comunque una lingua altra, una lingua del colonizzatore, non era una lingua che simbolicamente veicolava il senso di un'appartenenza. Il senso della sua appartenenza era veicolato da una delle innumerevoli lingue che lui aveva imparato, molte acquisite durante il percorso migratorio, e quindi insomma le cose sul piatto, la minoranza camerunense o del Congo Brazzaville è una minoranza francofona, beh, certo sono francofoni, ma da lì a definirle, a considerare una minoranza linguistica francofona, forse ce ne passa, perché la lingua minoritaria, è scritto in diversi interventi, ha un suo, deve avere un suo ruolo come deve concentrare quello che è l'animo della comunità, no? Quindi questo è molto più complicato. Devo dire che l'articolo da Piergigli, di Piergigli, secondo me, mette in chiaro anche una questione sulla quale mi è capitato di ragionare recentemente. Voi sapete, la legge nazionale 1999 in realtà arriva in alcuni casi alcuni decenni dopo delle leggi regionali. Le leggi regionali di tutela del patrimonio linguistico storico, penso a quella del Piemonte, sono spesso, le dichiarazioni appaiono già negli statuti degli anni 70, dei primissimi anni 70, poi vengono resi operativi da leggi successive, e sono molto votati alla tutela del patrimonio linguistico tradizionale. Quando arriva la 482, che cosa succede? Io credo che uno degli shock per l'ambito di persone che operavano su questo tema, ivi compresi gli universitari, sta nel fatto che la 482 non prende questa linea. La 482 non è impostata per la tutela di un bene culturale, ma sul versante della tutela di un diritto linguistico. Diritto linguistico che però in realtà non è più negato, quindi c'è questo, come dire, questa sorta di paradosso di fondo. Nello stesso tempo però apre, secondo me, una possibilità a un uso anche spregiudicato, a un'impostazione più spregiudicata della promozione delle lingue, che forse non sono solo patrimonio culturale, lo sono certamente, e in questo senso dovrebbero diventare, no, da questo punto di vista è particolarmente grottesco il fatto che l'elenco sia chiuso, no? Perché solo 12 lingue sono patrimonio culturale, ma le altre no, per una serie di motivi anche poi che si innestano uno della, ovviamente la presenza di Fiorenzo non può che farci pensare ai tabarchini, che poveracci non sono tutelati per un semplice gioco di equivalenze, perché parlando ligure, non essendo tutelato, perché il ligure evidentemente è un dialetto dell'italiano, come ci insegni tu, no scherzo, evidentemente non è un dialetto dell'italiano, da scanso di equivoci, e quindi non viene tutelata. Guardia piemontese invece, siccome parlano occitano e l'occitano è tutelato, allora loro li tuteliamo, ovviamente una situazione che è evidentemente paradossale. Su questa linea ovviamente il passo ulteriore è riuscire a concepire, a immaginare che il bene culturale sia anche la lingua degli altri, la lingua di coloro che sono diventati o stanno diventando o diventeranno italiani. Quindi bisogna da un lato allargare il concetto di patrimonio, dall'altra effettivamente verificare innanzitutto, provare se le lingue minoritarie, quelle storiche, hanno
realmente una funzione comunicativa, oltre che simbolica, di memoria, eccetera, eccetera, eccetera. Perché secondo me è lì che si gioca la sfida. Cioè, servono qualche cosa, servire non nel senso di servono a trovare lavoro, a me un po' è servito anche a trovare lavoro, devo dire, però è un caso particolare, mi rendo conto, no, servono a dire qualche cosa di differente, e su questo secondo me la sfida è ancora aperta, quindi secondo me si può lavorare in quella direzione. Mi sembra molto interessante, e così mi espando anche con una breve citazione nella seconda parte, l'intervento di Barbara Turchetta. L'intervento di Barbara Turchetta a metà del libro apre la seconda delle tre sezioni, ragiona su un contesto extraeuropeo, in particolare nordamericano, Canada e Stati Uniti, e introduce un concetto che a mio avviso potrebbe rappresentare la sintesi di questi due poli tracciati tra le nuove minoranze, termine introdotto da De Mauro, e le minoranze storiche, no? Questo bipolarismo, ed è linguaggi, le lingue dell'heritage, cioè del ereditate. L'italiano per la comunità italofona degli Stati Uniti, e il tedesco, il francese. Allora, questo potrebbe diventare un concetto intorno al quale lavorare per includere, per accogliere le lingue che arrivano da fuori. Naturalmente, come dire, è un cammino ancora da fare, perché le realtà che si confrontano sono molto diverse, no? Da un lato abbiamo comunità come quella, non so, quartiere di Little Italy o quartiere Chinatown, che sono molto compatti dal punto di vista delle storie di migrazioni, e contesti, spesso lo vediamo in quelli italiani, dove la migrazione è molto più frammentata, ma non ovunque, no? Io vengo da Torino, una delle più grandi comunità torinesi di immigrati è romena, e sono molti di più dei romenofoni, dei parlanti delle varie minoranze linguistiche. Anzi, proprio il calcolo mostra chiaramente come gli stranieri alloglotti siano molto più numerosi dei parlanti. Quindi, insomma, io credo che non si poteva probabilmente fare di meglio per ragionare sul ventennale della 482 se non fare come ha fatto Simone organizzando questo convegno, che si è aperto in più direzioni. Come ripeto, questo è un pezzo di un trittico dove la terza parte in realtà rappresenta l'ancoraggio locale, quindi con la Sardegna, quindi c'è ci sarà un focus sulla situazione sarda, e che al di là del fatto che lui è sardo, l'ho detto prima, ma non è tanto quello che rileva, ma quanto il fatto che l'iniziativa è maturata con il mondo dell'associazionismo, che ha dato fiducia all'Accademia, rappresentata da Pisano, fiducia che non è gratuita, fiducia che ti conquisti sul campo facendo anni di conferenze, traduzioni e via dicendo. Quindi, insomma, onore a Simone. Questo gioco di restituzione incrociata, secondo me, è il modello paradigmatico di quello che dovrebbe essere la nostra azione nei confronti di queste lingue. Io mi fermerei qui, così lasciamo spazio agli altri interlocutori e poi magari chiacchieriamo dopo. Concede. Grazie davvero a Matteo Rivoira, che ha già sollevato tante questioni rilevanti in questa sua interessante introduzione, e approfitto per dare il benvenuto ai nostri due ospiti virtuali che vedo connessi e spero ci vedano e ci sentano regolarmente, Fiorenzo Toso e Massimo Vedovelli. Buonasera, vi do subito la parola e, insomma, vari spunti, spero avremo modo di tornare su questi nella discussione. E attuazione prima di tutto, no? Le leggi, dicevi giustamente tu, vanno anche attuate, e credo, insomma, sul problema dell'attuabilità degli strumenti per mantenere la vitalità delle lingue si debba un pochino le leggi a volte corrono il rischio di guardare all'indietro, cioè di vedere una fotografia del passato e sfruttare tutte le occasioni di contatto con la lingua che si hanno anche in mancanza di una continuità territoriale. Questo fra l'altro risolverebbe anche il problema annoso della definizione territoriale o non territoriale della,
delle minoranze, sfruttando tutti i mezzi messi a disposizione dal digitale, per esempio, no? Di contatto con la lingua e quindi anche di una sua vitalità, fermo restando che ovviamente la trasmissione intergenerazionale rimane l'asse portante di tutto, però insomma non far finta che non esistano anche questi altri strumenti per mantenere viva una lingua. E vabbè, poi una battuta, mi fa piacere anche a me, la Virgilli dice non finisce qui con la 482, speriamo che non si debba attendere altro mezzo secolo come dall'articolo 6 della Costituzione alla legge, insomma, speriamo di cavarcela in 25 anni, ci siamo quasi, e con questo auspicio do senz'altro la parola al secondo relatore, Fiorenzo Toso, e glottologo, dialettologo dell'Università di Sassari, esperto di minoranze linguistiche, come ci ha già detto Matteo Rivoira, e anche e soprattutto, mi piace ricordare, di storia del genovese, di qua e di là dal mare, insomma, in tutte le sue declinazioni, nel Levante, nei suoi rapporti col Mediterraneo orientale, ma anche, citavi tu prima il caso del Tabarchino, speriamo di non averlo perso di nuovo, ma insomma adesso si riconnetterà. Vado avanti, allungo la mia presentazione, solo sa già chi è. E va bene, si perderà un po' di complimenti e quindi ci aiuterà adesso ad allargare la discussione anche ai rapporti storici fra la nozione di dialetto, così come è stata definita agli albori della nascita di questa disciplina dai nostri grandi maestri, Lascoli, Merlo, eccetera, eccetera, e come ha finito poi per ibridarsi nel corso del tempo in maniera feconda con altre discipline come la sociolinguistica, come appunto il discorso sul contatto linguistico e quant'altro. È ancora fra noi? C'è una connessione precaria, ma insomma speriamo di riaverlo presto. Eccolo. Guardate, ma oggi ti sei perso un sacco di complimenti e va bene, poi te li dico in disparte, ti ho presentato mentre tu eri sconnesso. Ritieniti già presentato, quindi ti do senz'altro la parola, incrociamo le dita che ora tutto dal punto di vista tecnologico vada bene. Prego, la parola a Fiorenzo Toso. Mi dicono che forse devi accendere il microfono. Ah, sì, è un problema di debolezza. Fiorenzo, hai il microfono chiuso, quindi prima operazione da fare. Non so se possiamo farlo noi. No. Ce la faremo, un attimo di pazienza. Non potete attivarglielo voi dal centro? Non ci si riesce? È tutta una strategia di attesa per catturare l'attenzione. A questo punto possiamo... Massimo, tu ci sei ancora? Sì, io guardo. Allora, se vuoi, sei d'accordo, darei intanto la parola a te e speriamo che nel frattempo si risolvano i problemi di connessione con Fiorenzo. Beh, insomma, Massimo Vedovelli non devo certo presentarlo perché siamo qui in casa, però voglio dire che insomma è noto anche per chi ci sta sentendo da casa come... Forse la persona che ha contribuito più di tutte a introdurre il tema, ecco, adesso c'è di nuovo Fiorenzo. No, c'hai il microfono. In basso dovrebbe esserci. Dove c'è il microfono? C'è l'icona di un microfono nella barra in basso a sinistra che dovresti attivare. Andiamo labiale, no? Forse non lo vedo. Ora mi sentite? Vai. Sì. Allora, scusate. No, a me dava il microfono attivo, chissà cosa però è successo. Vabbè. Non toccare nulla e vai avanti pure. Dicevo che ti sei perso tutta una presentazione piena di elogi, ma diciamo l'abbiamo fatta. È stata una giornata campale oggi, è mancata la connessione Sassari
è un luogo splendido dove vivere e lavorare, ma alle volte c'è qualche inconveniente proprio di carattere tecnico, insomma. Scusatemi per questi inconvenienti tecnici, spero non si ripetano. E io sono riuscito ad ascoltare molto bene la comunicazione di Matteo Rivoira, e non so cos'altro abbia perso, ma cercherò di riassumere le cose che intendevo comunicare oggi in questa occasione. Dunque, questa pubblicazione, perché si tratta alla fine della presentazione di un volume che raccoglie una serie di contributi, oltre ad essere a nascere nella circostanza della pubblicazione degli atti e così via. Questo volume è in certo qual modo un'ennesima occasione di riflessione su una problematica che tutti noi conosciamo e sulla quale ormai esiste una letteratura estremamente ampia, quella delle minoranze linguistiche storiche. Ma vorrei dire, quello è forse più lo spunto che non diciamo l'oggetto. Mi sentite? Sì? Sì, sì. Sì, sì, no, vai. Ho la connessione che va e viene, scusatemi, Sassari è così. Dunque, dicevo, l'occasione non è soltanto quella della presentazione di questa importante raccolta di atti, non si dovrebbero più chiamare così a quanto pare, ma insomma noi continuiamo un po' tradizionalmente a definire una miscellanea di studi, una raccolta di atti che nasce da un convegno e così via. Quello che è importante è che questo volume è in un certo qual modo un altro tassello nella riflessione ormai annoso, ormai lunga, sulla problematica, sul tema delle minoranze linguistiche storiche in Italia. A partire dal 1992 molto si è prodotto, ma molto si era prodotto anche prima, molto si era prodotto prima e molto si è prodotto dopo l'approvazione della legge 482, e periodicamente si sente un pochino l'esigenza di fare il punto della situazione, no? Anche perché questo tipo di riflessioni va oltre probabilmente l'occasione appunto del pensare al momento storico preciso, ed è offre spunti di riflessione molto, molto più ampi. Non parliamo soltanto della situazione contingente, i vent'anni dalla 482 o cose di questo genere, ma ci troviamo a interrogarci periodicamente sul tema proprio della valorizzazione dei patrimoni linguistici storici, in particolare dei patrimoni linguistici nella loro complessità. Come sappiamo, questo tema è in fondo una sorta di aggiornamento per certi aspetti della riflessione dialettologica. La dialettologia è entrata nel corso del Novecento in una sorta di crisi fruttuosa, no? Per molti anni c'era una sorta di luogo comune, no? La dialettologia sta morendo, sta finendo, perché finiscono i dialetti, no? C'è stata una sorta di retorica anche su questi temi. Io ricordo addirittura già negli anni 70, no? Quando appena mi avvicinavo da ragazzino a questi temi, ricordo un bellissimo articolo di Manlio Cortellazzo, era un'impresa urgente salvare i dialetti, no? Eravamo nel 1974. Sono passati diversi lustri e di minoranze linguistiche, di salvare i dialetti e cose di questo genere si è continuato a parlare. Segno che da un lato c'è una vitalità dei patrimoni linguistici storici, e dall'altro non si è ancora arrivati a dire, è un capitolo chiuso, le lingue minori, i dialetti e così via sono finiti, si sono estinti, si va verso nuove forme di plurilinguismo, nuove forme di comunicazione. Oggi come oggi potremmo dire che il plurilinguismo connesso con la coesistenza di varietà sul territorio è un tema di grande attualità, rinnovato sotto tanti aspetti: da un lato quello che rimane dei patrimoni linguistici storici, dall'altro l'emergere di nuove forme di plurilinguismo, lo sappiamo
tutti, e ne è già stato parlato per quello che sono riuscito a captare finora nei lavori, il tema appunto di nuove forme di plurilinguismo, di nuove forme di comunicazione plurilingue nel contesto italiano e così via. Quindi diciamo che se un po' paradossalmente si legge spesso che la dialettologia e lo studio sul plurilinguismo è un po' una materia a un binario morto, no? Si parla spesso di crisi della dialettologia, di crisi della riflessione su questi temi, così via. In realtà ci si accorge che molto spesso c'è invece una vitalità notevole, che si declina in tante forme. Da un lato proprio lo studio della vitalità, e anche, perché no, della crisi delle lingue minoritarie, dei dialetti, delle lingue regionali e così via. Dall'altro l'emergere di forme nuove che contribuiscono ad arricchire un patrimonio e un panorama linguistico estremamente, estremamente complesso. Chi 20-30 anni fa avesse parlato in termini di plurilinguismo e di morte, preannunciando la morte dei dialetti, avrebbe risolto tutto molto semplicisticamente o semplicemente a partire da un tema fondamentale. Si parleranno sempre meno i dialetti, si parlerà sempre più l'italiano, si arriverà a una società in cui ci sarà una semplificazione dei repertori linguistici. Oggi sappiamo che non è così, no? Sappiamo che sono intervenuti molti elementi nuovi a determinare un paesaggio linguistico che si sta rinnovando completamente e continuamente. Il panorama linguistico italiano è oggi profondamente diverso da quello che era 20, 30, 50 anni fa. Le forme stesse di identificazione collettiva sono cambiate, lo stesso valore che hanno le lingue minoritarie come strumenti di identificazione, al di là della vitalità nell'uso, si sono modificate profondamente. È stato un momento in cui la morte dei dialetti, chiamiamola così, un po' semplificando sempre, finiva per rappresentare in qualche modo l'avvio di un processo di omologazione linguistica, di semplificazione in un certo qual modo del panorama linguistico nazionale. Oggi vediamo che tutto questo è stato sovvertito da una serie di elementi, non soltanto le nuove minoranze, alle quali va attribuita secondo me un'importanza cruciale proprio per il futuro del panorama plurilingue del nostro paese e più in generale dell'Europa, ma direi il panorama plurilingue si va articolando in forme sempre più complesse e sempre più originali. Chi avesse guardato appunto una trentina d'anni fa a quello che poteva offrire il panorama linguistico italiano e a quello che offre oggi il panorama linguistico italiano, si trova di fronte a situazioni, secondo me, molto 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 diverse, molto ricche di spunti e molto ricche di prospettive. Ci sono le lingue minoritarie che non sono ancora morte, no? Malgrado alla fine non si sentisse, fino a qualche anno fa, non si sentisse dire altro che preconizzare la morte dei dialetti, preconizzare la morte delle lingue minoritarie. Invece molte di queste lingue minoritarie, molti di questi dialetti stanno dando segnali di vita che magari investono anche forme nuove, no? Magari un dialetto è sempre meno parlato, ma è sempre più scritto e rappresentato, il che ha comunque un suo valore e un suo significato. La morte dei dialetti, o quella che si preconizzava come tale, in realtà non si è ancora verificata, non si è ancora verificata, magari ha assunto forme, il plurilinguismo italiano ha assunto forme nuove, ma è una realtà di cui difficilmente si può fare a meno. E nel contesto plurilingue italiano non stanno soltanto le nuove migrazioni, le nuove minoranze, sulle quali oggi l'attenzione è giustamente molto, molto, molto puntata, ma anche come si autorappresentano le identità locali, come acquisiscono comunque una forma di visibilità e di rilievo culturale molto al di là probabilmente della loro stessa vitalità in quanto strumenti di comunicazione. È un fatto che emerge secondo me molto bene dalla evoluzione recente del panorama linguistico italiano, è il fatto che
oggi, malgrado la crisi delle lingue minoritarie, la crisi dei dialetti, chiamiamoli come vogliamo, il panorama linguistico italiano è diventato molto più complesso di quanto non lo fosse qualche anno fa. E in questo panorama, lingue che si davano per spacciate, diciamo, lingue che si davano per morte, si autorappresentano invece con una vitalità forse maggiore oggi che non qualche lustro fa. Cioè, l'insieme del paesaggio linguistico italiano è diventato qualcosa di molto più complesso. Intanto è stato anche molto sdoganato il tema del diritto alla diversità linguistica, no? Da un lato, quello è sempre stato un valore positivo, ma sappiamo che anche che storicamente la pluralità linguistica è stata vissuta spesso con sospetto, no? Parlare lingue diverse da quella nazionale molto spesso era interpretato di volta in volta o come segno di ignoranza, come segno di attardamento e così via, oppure peggio ancora, e c'è stato un momento storico in cui questa cosa ha avuto particolare rilievo, come una sorta di negazione dell'identità nazionale, una sorta di voglia di andarsene, cose di questo genere qui. In realtà oggi, come oggi, io penso che le lingue presenti sul territorio, sto parlando dell'Italia, ma la cosa potrebbe essere riferita ad altri paesi, si stia riqualificando in una forma del tutto nuova. Anche perché la storicizzazione delle nuove minoranze ormai è un dato di fatto. Noi stiamo parlando di nuove minoranze, ma queste nuove minoranze ormai sono già vecchie. No? Non si parla di nuove minoranze pensando al fatto che a un certo punto in Italia hanno cominciato ad arrivare degli ispanofoni o dei francofoni di nuova immigrazione o altro. Dobbiamo pensare a persone che ormai hanno fatto in tempo a radicarsi e a generare un vissuto comunitario nuovo, no? Parigi o Londra non sono più soltanto città monolingui dove si parla inglese o francese, ma al contrario, no? Sono luoghi dove le lingue circolano in maniera spesso molto, molto, molto complessa e molto articolata. Quindi la crisi della dialettologia, se vogliamo chiamarla così, così come veniva preconizzata fino a qualche lustro fa, è diventata qualcosa di completamente diverso. Forse noi siamo troppo abituati a ragionarne soltanto in termini di comunicazione orale. Dovremmo prendere forse atto del fatto che la ricchezza dei patrimoni linguistici presenti in Italia dovrebbe tenere conto anche delle esigenze comunicative normative di comunità che si affermano sempre più stabilmente sul territorio. No? Non c'è soltanto il fatto che ci sono comunità che parlano arabo o che parlano ispano-americano o altro occasionalmente, ormai stiamo parlando di generazioni di persone che si sono stabilite in un certo luogo e hanno riprodotto un sistema di vita e di comunicazione che in passato non c'era. No, stiamo vedendo modificare continuamente il nostro panorama linguistico. L'Italia, da questo punto di vista, forse meno di altri paesi, perché l'immigrazione in altri contesti europei è stata forse più dirompente, più contundente di quanto non sia successo in Italia, ma sicuramente le immigrazioni hanno radicalmente modificato il panorama linguistico di ciascun paese. In questo contesto, le identità locali, le identità regionali, le identità minoritarie, che ruolo hanno? Beh, sono sempre meno oggetto di paura e di sospetto. Io ho ancora ben viva una fase negli anni 90 in cui parlare di minoranze linguistiche poteva
faceva paventare in qualche modo, no? Rischi di distruzione e destrutturazione dell'identità nazionale, che ne so, a un certo punto nel dibattito sulla 482, ma prima ancora l'idea di affermare il diritto a una ufficialità di lingue diverse dall'italiano era visto come qualcosa di preoccupante, no? Al di là delle situazioni consolidate, no? Il tedesco dell'Alto Adige, il tedesco lo sloveno e via discorrendo, cioè affermare che una minoranza linguistica potesse avere in qualche modo una sua ufficializzazione era qualcosa che lasciava perplessi, che preoccupava, e questo ha inciso non poco sul dibattito relativo al destino dei patrimoni linguistici italiani. Diciamo che tutto questo è stato oggi abbondantemente metabolizzato. Ci sono ancora delle resistenze alle volte un po' strane, no? È entrato nel politicamente corretto parlare di lingua riferito a quelli che fino a qualche anno fa si definivano dialetti, ma capita ancora di trovare su questo, no, come una sorta di attentato all'identità nazionale o alla unità del paese o cose di questo genere. È fatto recente, mi è capitato ancora di recente di leggere cose di questo genere. No, il patrimonio linguistico non è visto nella sua complessità, ma è visto come una sorta di, diciamo così, rapporto tra un centro al quale va il diritto di essere rappresentato come elemento costitutivo dell'identità nazionale e una periferia in cui tutto il resto non trova spazio, non deve trovare spazio, no? Alle volte con delle semplificazioni anche piuttosto pesanti, no? Abbiamo impiegato secoli e secoli a realizzare l'unità nazionale e mo arriva qualcuno e proclamando il diritto alla diversità linguistica mette in discussione i sacri valori della lingua nazionale o cose di questo genere. Beh, insomma, diciamo che una linguistica aggiornata non tiene particolarmente conto di questi fatti e si preoccupa soprattutto di analizzare la complessità dei fenomeni di fronte ai quali ci troviamo. Beh, nel caso delle lingue parlate in Italia, oggi come oggi, forse un bilancio che si può trarre a partire dalla legge 482 in poi non è tanto legato a questi fatti, però non tanto a una valutazione in positivo o in negativo della situazione venutasi a creare con la legge del 1999, quanto il fatto che, al di là del fallimento che secondo me c'è stato, io come sapete sono stato abbastanza pesante in passato su questo tema, nel parlare di fallimento della 482, no? Ma al di là di questo, al di là delle posizioni personali, al di là delle analisi puntuali che sono state fatte su questo tema, il panorama linguistico nazionale, il patrimonio linguistico storico nazionale è andato modificandosi proprio da un punto di vista, vorrei dire, due funzioni. Lingue che fino a 20 anni fa, 30 anni fa, erano ancora lingue parlate ed avevano una qualche possibilità di recupero funzionale se le leggi fossero state ben applicate e così via, sono ormai entrate in una fase finale, terminale, no? Quando verso 1990 si parlava possibilità di recupero di alcune lingue regionali, diciamo che questa situazione è stata abbondantemente superata dal vorticoso ricorrere dell'evoluzione linguistica del paese, no? Abbiamo assistito, stiamo assistendo in presa diretta alla rapida consunzione di patrimoni linguistici storici. D'altro canto, i linguistici storici stanno assumendo sempre più una funzione identitaria molto precisa, no? Se prima non a tutti veniva in mente di parlare di certe varietà linguistiche come di lingue, direi che oggi è diventato un fatto talmente normale
che soltanto pochi ambienti accademici molto, molto ristretti hanno, dei problemi, no, a parlare di questi temi. Nel politicamente corretto parlare di una lingua regionale ormai è un fatto abbondantemente accettato. Peccato che sia abbondantemente accettato nel momento in cui questo patrimonio linguistico regionale nel frattempo sta andando verso la consunzione o verso l'estinzione. In un certo qual modo è una forma di riconoscimento che più ancora che negli aspetti legislativi sta nel modificarsi della percezione collettiva, della gente interessata a questi temi, la crisi delle lingue locali sta il fatto che le lingue locali non hanno proprio più forme di comunicazione vera, no? Che sempre più si va verso una rappresentazione delle identità regionali. Quindi noi troviamo paradossalmente le lingue minoritarie in Italia scritte oggi molto più che probabilmente in tutto il loro passato storico, ma sempre meno parlate. Oggi come oggi scrivere in una lingua minoritaria è di fatto prassi quasi comune, universalmente accettata. Parlare in una lingua minoritaria è una faticaccia, molto spesso manca completamente la capacità. Persone che scriverebbero perfettamente in un'ottima lingua minoritaria, una qualsiasi, dal cimbro allo sloveno, quello che volete, farebbero probabilmente avrebbero serie difficoltà a declinarlo poi nell'uso parlato. Ecco, cioè le lingue, tutte quelle che sono comprese, ricomprese sulla nostra analisi in questa occasione, sono sempre più la rappresentazione simbolica di un'esigenza identitaria e sempre meno una realtà complessa di comunicazione. E questo genera anche gli aspetti che sono stati abbondantemente analizzati, hanno anche delle caratteristiche deteriori, no? Io sono stato spesso critico nei confronti della standardizzazione, della ufficializzazione, della ingessatura delle lingue minoritarie che in qualche modo diventano aspetti identitari per il mercato le vuote, no? Ecco, oggi come oggi è la norma ricorrente. No? Non soltanto in termini burocratico-amministrativi, ma anche nella comunicazione quotidiana. Cioè, se io faccio spesso per lavoro, mi diverto ad analizzare la comunicazione sui media e così via. Per esempio, un dato che colgo tantissimo è il fatto che il nome, il glottonimo, no? Di un'area, di una zona, viene detto nella lingua locale da persone che non sanno minimamente parlare quella lingua. No? Domani vado a Sena. Che bisogno hai di dire Sena invece di Genova? Eppure è frequentissima questa cosa qui. No? Sena è la città più bella del mondo, detto in italiano. No? Ecco, ci troviamo di fronte a una autorappresentazione identitaria che molto spesso è ormai una scatola vuota, totalmente, no? In cui la rappresentazione identitaria diventa nella migliore dei casi un bisogno in qualche modo di segnare dei paletti o altro. Nel peggiore è semplicemente una autorappresentazione legata a motivi utilitaristici. No? Pensate a quanto la legge 482, su questo esiste una letteratura molto ampia, abbia contribuito anche attraverso appunto certi atteggiamenti spesso mistificatori o altro, a modificare il panorama, la geografia linguistica italiana, no? Non siamo qui, ne abbiamo già parlato in tante occasioni, no? I comuni di lingua occitana del Piemonte, che storicamente sono 69-70, che sono diventati ormai 240, no? Cose di questo genere, con una base teorica di popolazione che rasenta ormai il 500.000 di parlanti, quando sappiamo
sappiamo che i parlanti occitano, ma ho fatto un esempio tra i tanti, sono sia dopo che decine di migliaia. Ecco, la voglia di identità in qualche modo ha contribuito molto anche a questi aspetti deteriori di autorappresentazione. D'altro canto, dai saggi che emergono nella raccolta che presentiamo oggi, questo non è il punto fondamentale. Il punto fondamentale delle pubblicazioni che ultimamente stanno emergendo da una nuova generazione di studiosi, ci sono molti giovani che si applicano a questo tipo di ricerca, è il valore da attribuire al plurilinguismo come elemento fattivo, come elemento fondante di una innovazione anche nella percezione delle esigenze di comunicazione e delle esigenze di ricerca. Cioè, oggi come oggi, quelle lingue che si stavano magari, si finiva per considerare come molto marginali, molto, molto legate a un passato incombente, addirittura a una obsolescenza da considerare definitiva, hanno recuperato spazi. Non sono forse spazi appunto di comunicazione effettiva, sono spazi di autorappresentazione, ma sono spazi che hanno comunque un loro rilievo e una loro importanza. Tutto questo va forse oltre, tra l'altro, le aspettative stesse del legislatore. La 482, ormai possiamo dirlo a distanza di anni, era una sorta di tentativo di salvare, animato sicuramente da buone intenzioni, ma un tentativo di salvare il salvabile di un patrimonio che si stava rapidamente consumando, si stava in qualche modo esaurendo. Oggi come oggi, a guardare che cosa le lingue minoritarie rappresentano in termini di rappresentazione, in termini di rivendicazione di un'identità, si ha l'impressione che stiano conoscendo una nuova stagione, in un certo senso. No? Mai come in questo momento dappertutto si vedono scritte, siti online e cose di questo genere in cui la lingua minoritaria ha recuperato spazio. Pensate anche al successo della canzone in lingua minoritaria, no? Alla presenza che questo tipo di espressione musicale sta recuperando sotto tanti aspetti e così via. Qual è il rischio? Da un lato quello che sia effettivamente, come spesso abbiamo l'impressione che sia, il canto del cigno delle identità linguistiche e così via. E dall'altro che ci sia una sorta di convenienza a tenere in piedi l'identità linguistica. Noi sappiamo che spesso, e non è una denuncia mia, anche se credo in passato di essere stato piuttosto contundente da questo punto di vista, noi sappiamo che spesso l'etnobusiness, no? la rappresentazione della vitalità della minoranza linguistica al di là della sua effettiva vigenza nell'uso e così via, si rivela un buon affare perché un po' perché le leggi permettono determinati investimenti, un po' perché in qualche modo ci sono dei riscontri legati alla rappresentazione, se volete, anche turistica, no? L'immagine del territorio e tutte queste cose qui, le lingue locali sono forse più rappresentate oggi che non in passato. No? Sono processi, peraltro, che abbiamo analizzato non soltanto in Italia, che sono molto presenti a livello europeo e internazionale. Molto spesso sono anche episodi del tutto Fiorenzo, pacifici, no? Privi di... Se sei d'accordo, ti inviterei a concludere questo primo giro, diamo la parola al terzo relatore e poi sfruttiamo questi ulteriori stimoli nella discussione. Tra l'altro mi scuso, ma ho iniziato in ritardo, mi sono trovato. È difficile anche interagire su questo. No, assolutamente, mi scuso, anzi, sempre mi faccio prendere la mano. Per concludere, quindi, le identità locali, le identità regionali, le identità linguistiche più in generale, si stanno avviando a una riformulazione del loro ruolo, è sempre meno comunicativo, sempre più rappresentativo.
È positivo o è negativo questo? Beh, se parliamo in termini strettamente linguistici, i rischi sono quelli anche di una, diciamo così, di una rappresentazione che poi è priva di sostanza. Dall'altro lato, un fatto che i linguisti, e un'occasione come questa ce ne dà perfettamente l'occasione, in cui i linguisti si trovano di fronte a sfide nuove. La lingua magari è morta o sta morendo, ma viene tenuta in vita perché rappresenta in qualche modo qualcosa comunque, no? Rappresenta un'identità, rappresenta uno spirito altro. C'è il buon affare, certo, perché c'è l'accesso a finanziamenti, ci sono tante altre cose, ma è comunque un segnale che forse l'identità linguistica, territorio per territorio, regione per regione, si sta riformulando verso forme del tutto nuove, nelle quali probabilmente entra in gioco anche il destino delle nuove minoranze e delle nuove identità che in Italia si stanno affermando. Mi fermo qui, eventualmente rientrerò poi sul tema se ci saranno richieste di approfondimento. Altro. Grazie, grazie davvero. Applauso. Beh, anche tu hai offerto tanti stimoli, ma non voglio rubare ulteriore tempo. Delle tante cose che hai detto, mi sembra da tenere presente che questa vera o presunta morte dei dialetti come forma di comunicazione primaria poi stia corrispondendo sempre più una nuove forme di vitalità, certo secondarie, certo legate a particolari nicchie espressive, ma a mio avviso da non sottovalutare. E poi la presenza scritta, che sia neomediale, che sia invece di vecchio tipo, insomma delle vecchie, nuove, soprattutto le nuove minoranze nel panorama linguistico delle nostre città, è un altro elemento molto importante che poi mi porta quasi naturalmente a introdurre qui il nostro terzo relatore, che è Massimo Vedovelli, che appunto ha avuto il merito, stavo dicendo prima nell'introduzione lasciata a metà, di aver introdotto, direi in Italia, ma soprattutto qui da noi all'Università per Stranieri, dietro l'impulso di Tullio De Mauro, che mi piace qui ricordare, l'attenzione per il neoplurilinguismo italiano, per le lingue immigrate e per come stanno e stiano nuove minoranze che ormai, come diceva Fiorenzo, si avviano a diventare non più così nuove, stanno modificando i nostri panorami urbani e l'interazione fra le varietà in campo nel panorama linguistico italiano. Quindi do senz'altro la parola a Massimo Vedovelli, ringraziandolo per aver aderito all'invito a partecipare a questa discussione. Buonasera, io ringrazio per l'invito e mi scuso per il ritardo, purtroppo rispetto appunto alla data stabilita per questo incontro, poi è stato aggiunto un ulteriore impegno e quindi sono costretto a partecipare collegandomi a distanza. Tu hai parlato appunto di neoplurilinguismo, di lingua immigrata, io non ho grandi meriti scientifici, ne ho cronologici, ecco. Sono stato il primo a introdurre il concetto di neoplurilinguismo in Italia, il primo a introdurre e definire il concetto di lingua immigrata, il primo a introdurre, definire e praticare con grande piacere il concetto di enogrammatologia. E qui anche questo è l'ultimo, diciamo, neologismo che mi piace ricordare, lo sento molto molto vicino. Io sono veramente totalmente d'accordo con quanto ha detto Fiorenzo Toso, aggiungo alla sua prospettiva di analisi un pizzico di apocalitticità, sono stato qualificato come un apocalittico e allora permettetemi un po' di parlare di apocalitticità. E vorrei cominciare con Tullio De Mauro, perché Fiorenzo lo sa benissimo, Tullio De Mauro è stato personaggio, uno studioso che ha subito attacchi ferocissimi già dalla storia linguistica dell'Italia Unita, che fu definita opera di agitatore comunista. Non mi sembra che De Mauro fosse proprio comunista, insomma, non mi sembra la storia linguistica dell'Italia Unita un'opera di agitatore comunista. Ma se vado a ripensare a quello che lui ha fatto intorno a livello di ricerca, intorno al concetto di minoranza linguistica, intorno anche la normativa sulle minoranze linguistiche, lui ha avuto degli attacchi di pari portata. Eppure, guardate che l'attenzione di De Mauro per le minoranze linguistiche non era soltanto frutto di un impegno civile dell'intellettuale. Per Tullio De Mauro anche il tema delle minoranze linguistiche era un banco di prova di modelli teorici. Tullio De Mauro era interessato
a una modellizzazione teoretica dell'attività linguistica, dell'attività simbolica, e tutti i fenomeni di contatto linguistico, tutti i fenomeni di, come dire, nei quali fenomeni precipitano tensioni che sono sì linguistiche, ma anche socioculturali, identitarie, erano banco di prova di modelli teorici generali. Questo è ciò che non hanno capito i detrattori, gli accusatori di Tullio De Mauro. E io vorrei, allora, a questo punto, fare alcune considerazioni sui contributi della prima parte del volume curato appunto da Gabriele e Simone, che veramente ringrazio per quanto hanno fatto, ringrazio Simone anche per l'organizzazione del bel convegno romano. E vorrei ritornare appunto sul senso dei contributi della prima parte di questo volume, i contributi che si occupano appunto della nuova identità linguistica, del nuovo volto linguistico nazionale, determinato in modo strutturale, ha ragione Fiorenzo, in modo strutturale dalle lingue immigrate o comunque dalle lingue degli immigrati. Però per fare questo vorrei fare riferimento a una cosa che mi accadde ormai quasi 40 anni fa, quando ero appena entrato nell'università, ero all'Università della Calabria e mi fu proposto di fare un lavoro sulle minoranze linguistiche. Mi si raccogliere materiale, ovviamente giù non mancavano, diciamo, dati, elementi, anche come banchi di prova concreti. E un giorno parlai con uno studente, il quale mi disse: guardi, è uno studente albanofono di Calabria, il quale mi propose una lettura metaforica del concetto di minoranza, che applicai alle minoranze di antico insediamento, storiche, e che mi spinse poi a non andare avanti in quel lavoro. E oggi vorrei capire se questa metafora è applicabile alla condizione delle nuove minoranze, del nuovo plurilinguismo italiano. E la metafora è quella dell'assedio. Questo ragazzo mi disse, dice: guardi professore, che se andiamo a vedere come sono fatte le cittadine albanofone dell'Italia meridionale, se le guardiamo da lontano, le vediamo stagliarsi in modo molto netto rispetto al panorama naturale circostante. Sembrano cittadelle fortificate, ed erano appunto le cittadelle dei guerrieri albanesi o albanofoni. E quindi da lontano sembrano, come dire, un oggetto pienamente ascrivibile al paradigma classico dell'assedio. Ci sono mura, si dà l'assalto alle mura, si entra in città e la città viene presa. Man mano che ci si avvicina, che gli assedianti si avvicinano a queste cittadelle, in realtà quelle che apparivano mura fortificate non sono tali, sono semplicemente i muri esterni delle case di queste cittadelle. E quindi gli assedianti vengono un po' spiazzati nel loro paradigma d'assedio, perché non devono più usare macchine che buttino giù mura, non devono più usare scale, basta entrare per le vie d'accesso, che sono tante. Entrano e queste vie d'accesso diventano sempre più tortuose, strette, e la possente macchina d'assedio viene a smontarsi in una serie di combattimenti corpo a corpo in cui gli assedianti non hanno scampo. Entrando nella materia ci si perde, la visione d'insieme si perde. E allora bisogna andare via, allontanarsi, si esce sconfitti. Però questa metafora dell'assedio, la possibilità cioè di vedere da lontano chiaramente un nuovo ente linguistico e poi a man mano che ci si avvicina a vederlo frantumarsi nelle mani, vale anche per le lingue immigrate, vale anche per il neoplurilinguismo italiano. Un po' sì e un po' no, secondo me. Perché il concetto di neoplurilinguismo può aiutarci a capire la portata delle più di 120 lingue che si sono stabilite insieme ovviamente ai loro utenti dentro le varie realtà italiane, ma poi dobbiamo fare un'analisi più di fino, più ravvicinata, per capire, per vedere come queste cittadelle fortificate in realtà tali non sono, in alcune realtà lo sono, in altre tendono a mimetizzarsi e addirittura a scomparire. E quindi la metafora dell'assedio solo parzialmente può essere applicata a quello che è un fenomeno strutturale ormai, ha ragione Fiorenzo Toso. L'immigrazione straniera, così come la intendiamo oggi, in Italia risale almeno alla metà degli anni 70. Ormai è un fatto strutturale dal punto di vista demografico, socioculturale, produttivo. Senza gli immigrati stranieri la nostra economia in alcuni campi, in molti settori, non potrebbe andare avanti. Allora, riguardo al grumo
di questioni linguistiche che si ripropongono anche quando andiamo a esaminare il nuovo volto linguistico nazionale caratterizzato dal neoplurilinguismo. Allora, rispetto a questo gruppo linguistico, qual è l'atteggiamento delle istituzioni, qual è l'atteggiamento delle leggi? Io penso che sia un atteggiamento contraddittorio. Da un lato il ritardo, il solito ritardo che ha contraddistinto lo Stato italiano ogni volta che si doveva parlare di leggi linguistiche. Sull'italiano nel mondo, la prima legge del 71, ma lo Stato italiano non è repubblicano e democratico, non è certo del 71. Dopodiché la prima indagine sull'italiano del mondo, quella che avrebbe dovuto fornire i dati per poter, diciamo, generare una nuova normativa, è della fine degli anni 70. Cioè, c'è un ritardo epocale su queste, su ogni materia che coinvolga le lingue. Il ritardo della legge, appunto, sulle minoranze linguistiche storiche. Quindi, da un lato il ritardo, e dall'altro l'atteggiamento di emergenzialità. Le lingue, il neoplurilinguismo è un fattore emergenziale, ma nemmeno per sogno, è un fattore ormai strutturale. Quello che mi preoccupa da cittadino è vedere che comunque ogni volta che lo Stato italiano, le istituzioni italiane debbano affrontare, io lo chiamo grumo di questioni, perché non è semplicemente un complesso, un sistema, è qualcosa di più intricato, in cui lingue, linguaggi, identità socioculturale, identità di gruppo, identità collettive si integrano fra di loro, lo Stato italiano tende a non affrontare la questione e quando l'affronta come se fosse un fatto emergenziale e quindi spiazza la possibilità di una analisi sistematica, spiazza la possibilità di elaborare quella che ho definito anche in altre sedi una politica linguistica intesa come progetto di sviluppo linguistico, comunicativo e espressivo della società. Questo è il primo fatto che dobbiamo tenere presente. Se andiamo a esaminare la questione del neoplurilinguismo dal punto di vista normativo, troviamo esattamente questi tratti a caratterizzare lo Stato italiano. Passiamo alla società. Ma è diffuso socialmente un sentire plurilinguistico nazionale? Anche qui, un po' sì, un po' no. Perché io ho l'impressione, ma qui chiedo aiuto agli storici della lingua, agli italianisti, io ho l'impressione che la ripresa di attenzione identitaria, ha ragione Fiorenzo Toso, totalmente, la ripresa di attenzione identitaria alle lingue diverse, agli idiomi diversi dall'italiano, entro il nostro spazio linguistico, sia dovuta da un lato a una sicurezza linguistica che abbiamo ormai acquisito, ormai, almeno stando ai noti ormai inflazionati dati dell'Istat, il 94% della popolazione italiana, se vuole, può parlare, può decidere di usare parole italiane, le stesse parole da Milano a Palermo. Quindi c'è una sicurezza linguistica nazionale che, dunque, non genera più un atteggiamento di paura nei confronti del dialetto delle lingue di minoranza. Ormai il cinema migratorio italiano fa parlare in dialetto gli emigranti delle prime ondate o delle ondate recenti, il dialetto, le letterature dialettali sono ormai, sappiamo quanto diffuse. Quindi sembrerebbe che un sentire plurilinguistico nazionale sembra che sia alimentato da una sicurezza linguistica sull'italiano, cioè un frutto dell'italianizzazione. Se non che io ho l'impressione che ci sia anche un altro fenomeno, e cioè che ci sia la necessità di ricorrere alle, non soltanto identitariamente, ma anche comunicativamente, agli idiomi altri dall'italiano, perché a un certo punto la marcia di conquista o di creazione, come io dico in modo un po' estremistico, dell'italiano da parte della società italiana, a un certo punto si ferma contro un muro che è invalicabile, ed è il muro della lingua italiana, delle istituzioni. La lingua delle leggi, della burocrazia, dei contratti di assicurazione, la lingua della formalità che emblematicamente, simbolicamente, vuole segnare una distanza
fra i cittadini e i loro usi quotidiani e una presunta altezza della norma. Ho preso in esame recentemente la normativa emanata dalle nostre istituzioni durante la pandemia, sulla pandemia, quella normativa che avrebbe dovuto salvarci la vita, e da mettersi le mani nei capelli chi ce li ha, perché è oscura, incomprensibile. Se penso a quell'8% di immigrati stranieri che avrebbe dovuto salvarsi la vita capendo quelle leggi, se penso a qualsiasi cittadino italiano che avrebbe dovuto salvarsi la vita attuando quelle norme, ma non scherziamo. Allora c'è comunque una questione, senza scomodare Ascoli o Gramsci, di nuovo, di identità linguistica dei gruppi dirigenti, di progetto linguistico dei gruppi dirigenti, la barriera linguistica che certi gruppi dirigenti alzano nei confronti della società è tale che una parte molto consistente dei cittadini e dei cittadini italiani dice: ma io certe cose le dico nella mia lingua, sia essa un dialetto, sia essa una lingua di minoranza storica, sia essa una lingua, appunto, delle nuove lingue immigrate in Italia. C'è anche questo elemento che, a mio avviso, oggi rende imperfetta l'italianizzazione, e la rende imperfetta innanzitutto sul piano identitario, sul piano del sentire identitario del plurilinguismo. Terzo elemento. È possibile parlare di una... terzo elemento. Io continuo a parlare di grumo di questioni, perché il nuovo volto linguistico nazionale, il nuovo spazio linguistico nazionale, è uno spazio linguistico teso sia, se consideriamo il rapporto tra italiano, con tutte le sue varietà e con tutte le sue barriere, e idiomi tradizionalmente iscritti dentro lo spazio linguistico italiano, sia se consideriamo i rapporti fra le lingue immigrate, i loro utenti e il resto dello spazio linguistico italiano. Sono rapporti tesissimi, sono rapporti che attraversano le generazioni, le prime generazioni di immigrati stranieri, i loro figli. Sono usi linguistici che simboleggiano conflitti all'interno di alcune comunità. Altre comunità sono più pacifiche nel senso che sono totalmente chiuse nel loro uso. Rifiutano l'italiano, rifiutano di sentirsi aperti allo spazio linguistico italiano, specializzano alcune figure con la funzione di mediatori. Altri gruppi invece sono più fragili, più attraversati dalle tensioni, con i figli contro i genitori, con i genitori che a volte usano la lingua d'origine per marcare la spinta al mantenimento dell'identità, oppure che a volte usano l'italiano per facilitare presuntamente l'inserimento dei loro figli nel sistema sociale, scolastico, formativo, produttivo italiano. Quindi, attenzione, nuovo volto linguistico nazionale sì, ma continuamente attraversato da tensioni linguistiche e senza una politica linguistica, cioè senza una strategia di sviluppo complessivo, plurilingue della nostra società, queste tensioni rischieranno sempre e soltanto di generare marginalità linguistica, sociale e culturale a livello individuale, a livello collettivo. Capitale multilingue, così si intitolava all'inizio degli anni 2000 un bellissimo libro sulla identità multilingue della città di Londra. E quel titolo, Capitale multilingue, è molto ambiguo, perché da un lato significa la capitale Londra e il suo multilinguismo, e dall'altro significa il multilinguismo come capitale, come risorsa. Allora, dov'è che il multilinguismo, il neo-plurilinguismo, può diventare una risorsa? Io ho l'impressione che dal punto di vista, diciamo, dei panorami linguistici e socioculturali nazionali, alcune realtà favoriscano, come dire, la possibilità di essere considerate come spazi di libertà. Penso ai quartieri multietnici delle grandi città. Lì le lingue immigrate possono riconquistare spazi di uso che addirittura non avevano, non hanno nei paesi di origine. Ma in altre realtà, penso alla provincia, la pressione delle identità culturali e linguistiche locali è così forte che sono limitati addirittura gli spazi non soltanto di vitalità linguistica, ma anche quelli di visibilità linguistica.
Allora, una politica linguistica intesa come, ripeto, un progetto di sviluppo non può non tenere conto della lezione che ci possono dare i quartieri multietnici delle grandi città italiane. Penso a Roma, penso all'Esquilino, ad esempio, e penso a quello che il Comune di Roma qualche anno fa ha emanato, una norma tale per cui le insegne dei negozi non possono essere soltanto in lingua d'origine, ma devono essere anche accompagnate dalla traduzione italiana. Questo per favorire la intercomprensione, indubbiamente, ma io ho la memoria dei vigili urbani che andavano a coprire con il cartone, la carta, le insegne multilingui, e questo non mi sembra, le insegne appunto nelle sue lingue immigrate, e questo non mi sembra un bel gesto, non mi sembra una grande testimonianza di, come dire, territorio di contesto capace di garantire la libertà multilinguistica. Un altro territorio che invece può avere, anzi che ha, un'importanza decisiva nel ridare spazi di sicurezza nella libertà dell'uso linguistico è la scuola. Oggi, a mio sommesso avviso, la scuola italiana è il terreno dove il plurilinguismo viene maggiormente alimentato come strumento per la conquista di un senso e di un'identità nel senso. E quindi ogni, anche se io non sono molto d'accordo con certi impianti di educazione linguistica che mi sembrano o vecchi o troppo provinciali, però comunque la scuola, e quello che sta facendo la scuola, agendo sul plurilinguismo, agendo sulla, come dire, messa in sintonia dell'azione italiana con il quadro europeo di plurilinguismo, di cittadinanza europea plurilingue, mi sembra una dimensione molto molto importante. Concludo dicendo, una politica linguistica, intesa nel senso che ho prima accennato, non può guardare soltanto a ciò che accade entro i nostri confini nazionali, deve anche guardare a ciò che accade fuori dai confini nazionali. Guardate che nel mondo non è andato soltanto l'italiano, è andato uno spazio linguistico italiano, sono andati i dialetti e sono andate le lingue delle minoranze storiche. Ci sono splendide comunità di albanofoni italiani in Nord America. Se non abbiamo una visione generale che non interrompa, che non metta una barriera fra ciò che è entro i confini nazionali e ciò che è fuori, rischiamo di nuovo di avere spazi di libertà espressiva limitata e appunto sempre il solito ritardo, il solito approccio emergenziale che non fa altro che mettere top. Ecco, la prima parte del volume curato da Simone e da Gabriele tocca questi problemi, lo fa con una ricchezza e profondità esemplari, e sono davvero molto molto felice di aver potuto dare un minimo contributo a questo volume. Grazie. Massimo, molte grazie del tuo intervento e anche per il rispetto dei tempi che ci dà modo adesso di affrontare in maniera più serena e distesa. Darò ora la parola a Simone Pisano e poi eventuale discussione con domande dal pubblico in aula e anche a casa se qualcuno vuole intervenire. Sì, sono molto d'accordo con te su questa esigenza di problematizzare la nozione di sicurezza linguistica sulla conquistata italofonia. Certo, si sono fatti enormi passi in avanti, guardando la questione in prospettiva storica. Certo, a cavallo fra XX e XXI secolo i dati ci dicono che c'è stato un cambio probabilmente irreversibile nella padronanza del repertorio. Però, insomma, giriamo anche per tutta l'Italia in lungo e largo e vediamo che questa italofonia così raggiunta e conquistata a volte è un po' più sulla carta, insomma, che nella realtà linguistica. Ti interrompo come esempio così un po' scherzoso. Io non guardo la televisione per tanti motivi, salvo una trasmissione. I miei studenti lo sanno, perché lo cito sempre, ed è Chi l'ha visto? Questa trasmissione vi invito a vederla. Perché molte delle telefonate, delle interviste che fanno a giovani, anziani, anzianotti, ragazzini in tutte le parti d'Italia sono spesso sottotitolati in italiano, perché sono in dialetto. Guardate, non soltanto interviste o telefonate di anziani, ma di giovani giovanissimi. Per favore, guardatevi quella trasmissione, perché
non è soltanto quelle sottotitolature, non hanno soltanto una funzione strumentale di servizio alla comprensione della trasmissione, hanno una funzione di modellizzazione. Cioè, stanno proponendo un modello in cui il dialetto ha un suo spazio tranquillo anche di fronte a una telecamera. Insomma, hai ragione tu, Massimo. Io tutta questa grande sicurezza non la vedo. Ecco, bisogna forse anche un pochino problematizzare i dati Istat, che, ripeto, sono sempre dati autodichiarativi. Ecco. Certo, certo. E poi l'altro spunto molto interessante del tuo intervento mi sembra come trasferire questa ricchezza di varietà nell'educazione linguistica. Benissimo tutte le proposte di far entrare, no, nella prassi delle aule tutti questi strumenti. Anche qui starei attento a non ripetere con i dialetti di lingua di minoranza gli errori fatti con la lingua nazionale, cioè di farle entrare ortopedizzate dentro le aule, perché penso che sia il danno maggiore che si possa fare, no, alla ricchezza, alla vitalità di queste lingue, ma questo forse ci porta un po' lontano anche ma neanche tanto, insomma. E bene, darei... Allora, vediamo se riusciamo a fare... Allora, no, sì, cerco solo di, diciamo, parlo il meno possibile, anche perché mi farebbe piacere, ci sono anche degli autori, quindi se eventualmente qualcuno vuole può intervenire, penso sia più interessante che sentire me, che peraltro all'interno di questo libro non ho alcun merito particolare, se non quello di avere fatto una mera raccolta, perché il mio intervento sarà in un altro, nel libro successivo. Quindi, insomma, ringrazio invece chi ha partecipato e chi, insomma, ha messo energie per dare dei contributi. Stimoli, mi sono venuti diversi stimoli. Innanzitutto condivido completamente quanto è stato detto sulla trasmissione Chi l'ha visto. Ricordo due o tre, scusate, io lo guardo da sardo, come ha evidenziato Matteo, i sardi a dir di Sardegna, come diceva Dante, no? Sono sempre pronti, eccetera, eccetera, rompono un po' le scatole. Comunque, anche quelli che hanno un po' l'accento toscano come me. Ricordo queste in cui il padre si rivolgeva al figlio, e quindi evidentemente un padre che si rivolge al figlio lo farebbe male utilizzando una lingua altra, evidentemente deve farlo nella propria lingua. Altro dato, facevano più paura 20 anni fa le lingue di minoranza e i dialetti? Penso di sì, sempre nello scenario sardo, Bainzu Piliu, un autonomista indipendentista sardo, negli anni 70 fa un annuncio all'aeroporto di Alghero in catalano e in sardo, lo mettono in galera. Oggi gira sui social gli annunci fatti dagli steward della Ryanair in sardo, tra le altre lingue previste, insomma, quindi sostanzialmente l'inglese e l'italiano. Un altro stimolo: cosa può fare, cosa manca, diciamo, si è parlato di dialettologia, di studio, di geolinguistica, cosa manca ancora? Paradossalmente mancano ancora i dati. E soprattutto manca ancora, diciamo, accorgimenti teorici minimi nella raccolta di questi dati. I dati che riguardano le lingue di minoranza, che riguardano i dialetti, sono spesso frammentari, sono spesso raccolti anche male. Cosa possono fare i linguisti? I linguisti, secondo me, possono continuare a fare il loro lavoro, anche alla luce di prospettive teoriche nuove, ma sempre nel rispetto della raccolta dei dati. E questi dati non sono interessanti solamente per chi, per esempio, come me, scusate, si occupa di morfologia verbale e quindi ha l'ossessione di com'è il congiuntivo di, congiuntivo imperfetto di Orune.
ma servono anche banalmente per avere dei dati quantitativi e qualitativi per vedere lo stato di salute delle lingue di minoranza e dei dialetti e delle lingue altre. Sono d'accordo che questa distinzione, questo numero chiuso, per citare Toso, delle lingue di minoranza fa un po' ridere, e quindi insomma è effettivamente un limite. E sono anche d'accordo su quanto è stato detto sull'insegnamento delle lingue di minoranza, se vogliamo far entrare le lingue di minoranza nelle scuole. La diversità geolinguistica deve comunque continuare a rimanere un valore. Se si va verso la standardizzazione, forse per quanto riguarda queste varietà, le misure e le modalità con cui si arriva alla standardizzazione delle lingue di minoranza debbono essere diverse da quelle delle lingue, diciamo, di più ampia diffusione. Ma sento anche un suono, quindi forse mi si invita a stare zitto, e invece direi che chi volesse fare un intervento, volesse esprimere pareri su quanto avete sentito o su anche su altro, è pregato però di venire a farlo qui, perché chi ci segue da casa non riuscirebbe a sentire in lontananza. Sì, usiamo questo microfono, quindi se qualcuno vuole intervenire dall'aula, eventualmente da casa, potete alzare la mano sulla piattaforma Meet e diamo la parola anche a voi. Scusa, aiutatemi perché non ho gli occhiali con me. C'è qualcuno? No. Approfitto per dire nel frattempo che anche questo seminario, come i precedenti e i futuri, saranno poi disponibili sul canale YouTube Unistrasi e recuperabili dal sito del centro CESIM nella sezione archivio eventi. C'è una sezione eventi che ovviamente dà conto delle cose future in programmazione, è una sezione archivio eventi dove si può riascoltare e rivedere le cose già fatte. Bene. E... domande, interventi? Ecco. C'è una mano, aiutatemi. Stefano Fiori, puoi intervenire da casa? Attivi il microfono, per favore. Buonasera, mi sentite? Sì, bene. Buonasera. Sì, io sono Stefano Fiori, studio a Pavia. Grazie a tutti i relatori perché è stata un'occasione di apprendimento veramente irripetibile. Io volevo fare un paio di osservazioni. La prima, che mi è stata suggerita dall'intervento del professor Cosma, che rivolgo un po' a tutti i relatori. Cioè, lui ha detto, cosa su cui sono d'accordissimo, che ormai è politicamente accettato, sdoganato, corretto parlare di lingua quando si tratta di anche dialetti, quelli che sono sempre stati chiamati dialetti, lingue minoritarie, vengono chiamate lingue senza ulteriori specificazioni. Io volevo chiedere, appunto, non solo a lui, ma anche a tutti, cosa ne pensate invece del fenomeno converso, che invece sembra che invece non si possa più parlare di dialetti perché devono essere chiamate lingue molto spesso le lingue minoritarie, i dialetti d'Italia, che è una cosa che io noto molto spesso da parte, per esempio, di attivisti, di gente che non linguisti di professione, che si occupano della tutela, valorizzazione di dialetti e lingue, spesso, come dire, non accettano per niente il termine dialetto per queste varietà. E a me ricorda un po', insomma, una locuzione che ho letto in Muliacic, che diceva loquitur ergo lingua, è uno slogan che forse non va, è un po' troppo, è un po' eccessivo in questi casi. Quindi questa è la prima cosa. E non abbiamo colto, scusi, quest'ultima citazione perché l'audio non è il massimo. No, la citazione di Muliacic. Mi riesce a venire in mente una cosa che avevo letto in un articolo di Muliacic, che diceva non bisogna, cioè loquitur ergo lingua è un po' troppo, è uno slogan forse un po' troppo eccessivo da applicare.
però questa è solo una, era solo una citazione che mi è venuta in mente di, che era legata a questa cosa. E in realtà sì, volevo fermarmi qui per il momento, non voglio rubare troppo tempo ad altre eventuali domande, volevo solo fare questa osservazione, grazie. Grazie, non so chi vuole rispondere dei relatori. Fiorenzo, ti richiamiamo in ballo e perdonami se ti ho interrotto un po' bruscamente prima, ma volevo essere sicuro di stare nei tempi. Adesso siamo più rilassati e quindi se vuoi dire qualcosa tu su questo spunto. Ma volentieri, mi sentite? Io ho sempre problemi di connessione. Non so fino a che punto mi sentiate. Ti sentiamo forte e chiaro. Sì, ti sentiamo, Lorenzo, vai. Mi sentite? Ma io su questa cosa continuo a essere, a constatare con un certo divertimento il problema che si pone in questi casi. Ora io voglio dire, non voglio essere necessariamente né polemico né cattivo, ma siamo in un paese in cui il politicamente corretto è diventato invadente in una maniera alle volte pletorica, no? In cui su qualunque tema si discute della legittimità di utilizzare una certa parola piuttosto che un'altra e così via. E il tema lingua dialetto è forse l'unico in grado di suscitare ancora prese di posizione feroci, cose da stadio e tifo da stadio e cose di questo genere qui. Voglio dire, siamo in una società in cui parlare di lingua o dialetto non dovrebbe essere particolarmente pericoloso, non dovrebbe rappresentare una certa presa di posizione pro o contro determinati valori o peggio ancora determinati atteggiamenti politici o cose di questo genere. Ma tant'è, se tu parli di lingua riferita a qualcosa che nel sentire comune, o perlomeno in un sentire comune di ambienti intellettuali di un certo tipo, eccetera, parli di lingua invece che di dialetto, ecco che automaticamente scatta la censura, la preoccupazione, l'attentato all'unità nazionale, cose di questo genere. Io sinceramente mi ci sono anche scontrato personalmente su questo fatto, no? Ti capita di organizzare una cosa importante, eccetera, ti trovi a chiamare, a usare lingua invece di dialetto, magari banalmente per attirare un po' più di pubblico altro, ed ecco che l'indomani appare sul giornale, Toso ha detto lingua invece che dialetto, no? Ma dico, ma ragazzi, ma ci rendiamo conto? Io da questo punto di vista sono liberale, come in tante altre cose, voglio dire, a un certo punto. Vuoi usare lingua invece che dialetto? Troverai sempre dei buoni motivi per utilizzare lingua invece che dialetto, così come troverai sempre dei buoni motivi per utilizzare dialetto invece che lingua. Vi faccio solo un esempio, fa parte di un mio lavoro in corso e così via. Io la parola dialetto riferita al genovese non la trovo prima del 1815. Non esiste, semplicemente, si parla sempre di lingua genovese. Dopo il 1815, dialetto diventa maggioritario per una ventina d'anni, tempi dell'unità nazionale, dell'unificazione nazionale e così via, poi scompare di nuovo lingua, scompare dialetto, riappare lingua, il quale diventa nuovamente maggioritario negli ultimi 30-40 anni del Novecento, primi anni del 2000. È evidente che sono categorie che sono fluttuanti e legate a situazioni, a contesti storici e così via. A Genova, in Liguria, la parola dialetto non esiste proprio, si è sempre usato lingua. Cosa devo fare per questo? Devo picchiare la gente che ha una percezione del concetto di dialetto che è diversa da quella che vige nel resto d'Italia? Sinceramente è una cosa assurda. Io, da questo punto di vista, penso che la cosa più semplice sia lasciare che ciascuno utilizzi un po' l'etichetta che vuole, come del resto predicava già Dante qualche secolo fa, no? Credo che ci sia parecchia cattiva fede da questo punto di vista sull'etichetta lingua e dialetto, perché l'etichetta dialetto riferita a certe tradizioni linguistiche non è del tutto neutra, così come peraltro non è del tutto neutra nemmeno l'attribuzione del concetto di lingua, sia chiaro. Beh, insomma, cosa dobbiamo fare? Adottare un termine neutro e chiamarli tutti idiomi, come alle volte capita di dire? No, non ha senso. Siamo un paese che ormai ha superato, credo,
il suo problema di identità nazionale, i suoi rischi di secessioni varie e cose di questo genere. Chi era secessionista l'altro ieri, oggi è un nazionalista sfegatato. No, voglio dire, è cambiata completamente l'esigenza il timore che usare un termine piuttosto che un altro sia un qualche attentato all'unità nazionale e così via. Usate un po' quello che volete. No, usate un po' quello che volete, lo dico da linguista, molto serenamente, molto tranquillamente. Certe volte, certo, questo tipo di atteggiamento è stato utilizzato, è diventato strumentale. Ah, ha detto lingua, quindi è un leghista, no? Io mi sono sentito dire anche queste cose qui, Cioè, me le sono sentite dire in determinati contesti, in determinate situazioni. Ma voglio dire, non si superano questi temi, sono problemi che restano sotto traccia e riemergono carsicamente tutte le volte che ci sono problemi di questo tipo. Insomma, impariamo a convivere con noi stessi, a volerci, ad avere stima di noi stessi, e allora può darsi che apprenderemo che i due termini sono del tutto, possono essere utilizzati in maniera del tutto neutra. Io onestamente non riesco a capire perché la parola lingua o la parola dialetto facciano tanta paura. Ecco, onestamente è una cosa che sfugge alla mia comprensione. Con questo non vorrei essere stato troppo tranchante, ma insomma è una cosa che ho vissuto in prima persona, perché mi sono trovato spesso a dover dare delle giustificazioni al fatto di aver utilizzato lingua o dialetto, e mi sono anche un po' scocciato, sinceramente. Ecco. Sì, se posso permettermi una battuta su questo tema qua, appunto Fiorenzo Toro ci parla del problema di chiamare lingua o dialetto il genovese, almeno lui sono tutti d'accordo sul fatto che è genovese, nell'area che conosco io non si è neanche d'accordo sull'etnico, cioè sul glottonimo, perché c'è chi oppone occitano o franco-provenzale, perché subentra un livello bis, no, di complicazione, il fatto che il glottonimo è allogeno, cioè non è della minoranza locale, quindi la stessa Franco Provenzale, lo sappiamo tutti, l'ha inventato Ascoli nel 1874, quindi è chiaro che non può essere un termine tradizionale, e poi c'è tutto il cammino. Dopodiché, era solo una battuta, è chiaro che la situazione è un po', io condivido l'idea di Fiorenzo, ho l'impressione a volte che quando qualcuno ha imparato all'università da un docente che i dialetti sono lingue, nel senso linguistico del termine, allora poi lo impara ed è, come dire, poi lo usa come un postulato di partenza. Poi in alcuni ambiti, ad esempio nell'ambito che frequento io, Gallo-Romanzo, c'è molto l'eredità di un discorso militante transalpino. Il francese distingue langue, dialect, il dialect però inteso come potremmo dire siciliano, piemontese, quindi entità astratta ricostruita, e poi il patois locale, e il patois è connotato negativamente. Nelle valli cisalpine patois non ha nessuna connotazione negativa, è ciò che ci distingue da piemontese reputato inferiore, quindi però non chiamiamolo patois nemmeno noi, cioè, quindi l'adesione a un discorso identitario che non coincide con la realtà, ma insomma, però sì, sono... Ma io mi dico questo, usate un po' quello che volete, a un certo punto, voglio dire, ci sono altri problemi in termini linguistici, no? Oltretutto, il più delle volte, quando si deve parlare di lingua e di dialetto, si deve sempre spendere un buon quarto d'ora, mezz'ora, a spiegare qual è la propria posizione. E dico, chiamatelo un po' come volete, veramente sono cose che sono defatiganti anche per chi voglia fare della linguistica seria. Battuta, si arriva al paradosso di parlare di lingue sarde perché dire dialetti sardi è un'offesa, oppure ho sentito diversamente lingue, no? Passeremo agli asterischi, varietà locali diventa per me dialetto, al limite ci possiamo mettere d'accordo se vogliamo definire una varietà locale, specifica, possiamo anche chiamarla dialetto, non ho nessun problema a dire il dialetto di Orune o il dialetto di... perché quello alla fine è, quindi poi che quel dialetto possa essere sovordinato a una realtà più ampia nella quale tutti si riconoscono, che è la lingua sarda, è un altro discorso, ma insomma non è che devo adesso c'è il paradosso che si evita di dire dialetto di Orune, perché se no poi qualcuno si offende, allora bisogna dire la lingua di Orune, ma insomma, poi allora arriveremo a dire la lingua di Castel Desuso, oppure la lingua dell'Oca, insomma, ecco, potrebbe essere rischioso.
Sì, assolutamente. Faccio mio l'invito a rilassarsi sull'argomento di Fiorenzo, perché almeno in contesto specialistico non dovrebbe costituire un problema l'alternanza, e però mi sembra significativo che poi le polemiche più forti vengano in contesti non specialistici, quindi quando si cerca di adeguare. Comunque non voglio sottrarre altro tempo, perché ci sono due domande nell'ordine di Luigi Spagnolo e di Beatrice C. E le raccoglierei insieme, così poi proviamo a rispondere, perché dobbiamo avviarci alla conclusione. Quindi prego Luigi. Mi ricollego a quanto detto da Fiorenzo Toso, che saluto caramente, e a proposito della definizione di lingua, dialetto, la Corte Costituzionale, cercando insomma le pronunce della Corte Costituzionale legate alla legge 482, se ne trovano due sostanzialmente, una del 2010 e una del 2009, e in quella del 2010 è proprio legata al discorso della lingua, del non poter usare la parola lingua e accedere ovviamente per il piemontese. C'è tutta una spiegazione dal punto di vista giuridico, però per me, per quanto riguarda la 482, il vero scandalo, quello che ancora è irrisolto e che forse la comunità accademica dovrebbe anche farsi sentire su questo, credo, riguarda le lingue rom, dei rom, di sinti, perché insomma è uno scandalo a tutti gli effetti. Per quanto riguarda la realtà romana, è forse una delle varietà insomma con cui ha più spesso i romani entrano a contatto, parlata, viva, assolutamente viva. Si calcola 150.000, ora adesso non ho bene, alcuni i conti sono un po' diversi. Ultimamente è stata rilanciata una petizione da parte di una delle tante associazioni del movimento Chetane, ma l'unico progetto di legge depositato che io sappia è del 2015, forse ce ne sono altri, però è il 3162 di primo firmatario Melilla, credo, del PD, ma poi non se n'è fatto più nulla. Io credo che bisogna muoversi, farsi sentire da questo punto di vista, perché è un caso evidente di discriminazione. La legge 482 si richiama a, come dire, nell'articolo, nell'articolo 2, ai principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, però a livello internazionale si cerca anche, ci sono vari documenti dell'OSCE, di tutelare il patrimonio linguistico delle comunità rom, sinti, camminanti. Quindi questo principio che però non è evidenziato, non è esplicitato dalla legge 482, della territorialità per cui i nomadi non potrebbero accedere, non, dal punto di vista secondo me giuridico, se ci fosse eventualmente un ricorso alla Corte Costituzionale, secondo me cadrebbe. Purtroppo finora gli unici ricorsi alla Corte Costituzionale riguardano il Piemonte e il Friuli Venezia Giulia, mi sembra, queste due pronunce, ma secondo me la politica, come al solito, arriverà alla fine per motivi di propaganda sostanzialmente, e quindi volevo far presente questo aspetto. Qui vi metto anche i link sia del progetto sia della petizione che è stata rilanciata più di recente, non un'associazione che peraltro non conosco personalmente, quindi insomma, volevo dire questo. Poi sul punto di vista delle varietà e dei registri, se vogliamo, volevo notare una cosa. Un'altra trasmissione che io seguo, giustamente chi l'ha visto è stata citata, ma anche un giorno in procura, è molto interessante, seguivo il processo, quello per l'uccisione del carabiniere Cerciello Rega, e c'era un principe del foro, un avvocato difensore romano, che ostentava insomma diversi tratti fonomorfologici con una disinvoltura che io penso per altri parlanti della penisola non sarebbe così scontata in un'aula giudiziaria. Credo che per esempio ci siano delle varietà come quella romana che si sentono un po' più libere anche in contesti istituzionali, e questo andrebbe meglio indagato, insomma, il fatto che rispetto. Va bene, grazie Luigi, diamo spazio all'altro intervento. Beatrice, prego.
Sì, buonasera, io sono Beatrice Colcuc, Università di Monaco di Baviera. Grazie anche da parte mia, è stato molto arricchente, interessante. Io avrei una domanda relativa al rapporto tra linguistica e dialettologia e pianificazione linguistica, cioè mi chiedo spesso come attuare e anche veicolare una pianificazione linguistica al meglio quando gli stessi linguisti non sono uniti nel dire quali siano le aree dove si parla una determinata lingua di minoranza. Mi riferisco qui all'area del ladino, per esempio. Il problema dell'inizio o della fine della lingua non è un problema che tange particolarmente da vicino i linguisti, però quando ci si affaccia a questioni di pianificazione ci si scontra con la realtà dei territori e quindi soprattutto in territori dove l'identità linguistica è complessa e diversificata, come per esempio lo è per il ladino, la delimitazione diventa fondamentale anche poi nella prospettiva tra l'altro della legge 482, insomma. Quindi mi piacerebbe, se possibile, sentire l'opinione dei relatori su questo aspetto. Grazie. Grazie a lei. Allora, nell'ordine, quindi la questione posta da Luigi Spagnolo sulla presenza delle lingue rom dalla legge 482 e quanto questo sia determinato o no dal principio di territorialità o da altre questioni, e questo rapporto appunto fra lingua, pianificazione linguistica e di delimitazione delle aree di competenza. Chi vuole intervenire, chiamo ovviamente, interpello tutti e tre i relatori, siete liberi, vedo qui Matteo Rivoire che tanto vuol dire qualcosa, e poi se vogliono intervenire gli altri. Ma, ovviamente, come dire, la pietra dello scandalo della 482 è certamente, la prima pietra dello scandalo è certamente l'assenza della Romani, nel senso che evidentemente è alloglotta e lo è più di tante altre varietà, e una minoranza storica, perché non è che le popolazioni rom e sinti sono arrivate l'altro ieri, dopodiché la scusa della non territorialità è evidentemente una scusa, tanto più che alcune di queste comunità sono ben stanziali, quindi non è che siano necessariamente in movimento. Faccio solo una battuta che permette però di cogliere un aspetto che controbilancia, perché è chiaro, non sono stati messi nella legge strategicamente, perché altrimenti la Lega l'avrebbe bocciata. Questo, come dire, credo ci sia anche documentazione abbastanza precisa su questo passaggio qua. Recentemente mi è successo di partecipare a Torino a un incontro con degli osservatori europei sulle situazioni delle minoranze linguistiche, vengono e fanno le interviste. A quell'incontro delle minoranze piemontesi c'erano gli occitani, franco-provenzali e la comunità sinti rappresentata da varie associazioni, eccetera. È stato abbastanza interessante perché noi, in realtà io ero lì ad ascoltare, gli occitanisti lamentavano l'assenza della trasmissione radiofonica, dell'insegnamento nella scuola, tutta una serie di inattuazioni della legge. Il rappresentante della comunità sinti dice: ci piacerebbe venire qua a lamentarci del fatto che la scuola non tutela la lingua, noi, e fa un elenco di questioni, dalle ruspe che tirano giù le baracche avanti, e quindi, come dire, probabilmente un elemento di debolezza sta proprio anche nella comunità, che in qualche modo è persa, è pienamente occupata con altro tipo di urgenze. Io mi sono sempre chiesto, non ho mai sentito una rivendicazione alla tutela della Romania dalla parte della comunità sinti e rom, per le quali peraltro la Romania assume anche dei valori di criptolalia, insomma, quindi è sicuramente una situazione che io non conosco, ma molto complicata. Rimane il fatto che, come dire, la petizione è più che lecita. Rispetto all'osservazione di Beatrice, lei parla del ladino, io conosco meno la situazione, cioè so i grandi, il rapporto tra la Ladinia in senso stretto e quella in senso largo, Lagordino, tutta la questione del Cadore e del Lagordino, le famose parti tratteggiate della cartina di Ascoli, no? Quella della Val di Non, eccetera, eccetera. Ma conosco da vicino la realtà occitana e
queste tue parole incontrano perfettamente il mio, quello che penso io, cioè la delimitazione delle varietà è una questione che linguisticamente si pone su un piano completamente diverso. Io vengo da una scuola, quella dialettologica torinese, dove l'isoglossa era espressione di un atteggiamento grezzo rispetto al fatto linguistico, l'isoglossa come strumento eccessivamente brutale, per cui andava quindi il confine linguistico è stato derubricato dagli anni 70. Dopodiché la legge 482 l'ha riportato sul tavolo in modo pesante. Non se ne esce. Io sono cresciuto in una valle, la Val Pellice, in un comune dove la cui parlata è sostanzialmente una forma dei tanti piemontesi rurali con dei tratti occitani. Dal punto di vista della percezione linguistica, per motivi diversi, quella cosa lì è considerata un patois, cioè non piemontese. Poi occitano arriva molto dopo. Ho fatto delle interviste in un'altra parte delle basse valli. Il signore, che aveva tutti i tratti diagnostici, come dicono i linguistici, dell'occitano, dice: ah, ma io parlo come mi hanno insegnato, cioè non c'era alcuna coscienza di parlare un qualche cosa diverso rispetto al capoluogo. Quindi non se ne esce dal punto di vista della percezione dei parlanti, che però alla fine rimane l'unica guida. Non se ne esce dal punto di vista veramente linguistico, o meglio, se ne esce a costo di alcune accettate che vanno date, con alcuni fendenti che vanno dati e bisognerà dare. Il problema naturalmente poi si interseca con un'altra questione. Fiorenzo prima evocava la sovraestensione dei comuni occitani, ed è una cosa che si trova anche in altre situazioni. L'unità operativa territoriale è l'Unione Montana, una volta la Comunità Montana, che era un presidio dell'amministrazione in territori periferici. La Comunità Montana spesso e volentieri aveva come bacino territoriale un'area che era a cavallo tra il confine linguistico. In qualche modo l'estensione è stata sollecitata non solo per furberia, anche c'è anche quella, e poi il peso numerico aumenta, no? In fase di contrattazione, ma anche per una sorta di necessità quasi operativa, quindi va vista secondo me anche con una certa tolleranza, e fa parte di quell'insieme di arrabattamenti che le amministrazioni hanno messo in atto. Niente, sostanzialmente Beatrice, io sono 10 anni, 20 anni che regiono, non se ne esce, almeno io non ne esco, e auguri voi da quelle parti d'Italia. Ecco. Va bene, grazie. Fiorenzo, Massimo, volete aggiungere qualcosa su questi due stimoli? Va bene così, grazie. Grazie. Allora, sì, Luigi Spagnolo ci ricorda l'associazione Chetane, che appunto è... credo si riferisca a quella sì. Iniziativa di legge di prima. Bene, allora ringrazio ancora tutti per aver partecipato e alla prossima iniziativa del centro. Grazie ancora, buonasera. Grazie, buonasera. Grazie a voi.